Focus sul post-sisma a 3 anni dalla prima scossa, quella del 24 agosto, al meeting di Rimini, proprio nei giorni in cui si rivolge un pensiero commosso alle vittime. Si guarda anche al futuro rispetto all'Appennino che verrà, alla ricostruzione che va a rilento e alle prospettive di sviluppo del territorio e delle imprese in una fase anche di impasse politica a livello nazionale. Abbiamo unito i fondi, abbiamo cercato di essere sinergici nelle proposte e devo dire che ci sono tante attività silenziose, no? Che in questo momento non fanno chiasso perché è talmente forte la tragedia e lenta la ricostruzione che chiaramente i bandi e tutto ciò che la regione fa meno rumore, diciamo. Però c'è un'attività che è ripartita molto forte, capillare, e quindi su questo siamo molto, come dire, contenti. Però c'è un fatto fondamentale, quindi ringrazio il meeting che oggi ha riaperto i riflettori su questa faccenda, e che la ricostruzione non è un fatto puramente economico, è un fatto culturale, quindi la politica deve decidere se i borghi li vuole ricostruire e se vuole snellire queste procedure, perché ciò che abbiamo chiesto è lo snellimento delle procedure e maggior personale per le pratiche. Quindi capisco che non sono gli anni 70-80, non c'è la capacità di manovra che poteva avere Zamberletti, però sicuramente in questo ultimo tempo non possiamo avvertire un abbandono e chiediamo che la governance regionale venga appoggiata dal governo nazionale. Ci siamo sentiti una forte responsabilità sulle spalle e ci siamo stretti, diciamo, vicini alla nostra popolazione, abbiamo cercato di aiutare a risolvere tutti i problemi che di volta in volta si presentavano per i comuni del nostro territorio montano e non solo, supportando la regione nei processi di ricostruzione, sviluppo, rinascita, ricrescita, chiaramente con delle difficoltà, perché per continuare ad essere un'università dobbiamo assolvere il nostro lavoro quotidiano, dobbiamo fare didattica, dobbiamo fare ricerca, stiamo facendo terza missione, facciamo supporto al territorio. Oggi chiediamo di far ritornare un po' i riflettori su questa zona, su questa area, che secondo me nell'ultimo periodo è stata un pochettino trascurata. Quello che credo in questo momento sia necessario è proprio far partire con finanziamenti ad hoc quelle visioni che alcuni soggetti importanti hanno, perché grazie alla messa in moto di quella macchina probabilmente può nascere la speranza. Tutto sommato, se so che fra un anno o fra 2 anni potrò avere una struttura idonea dove fare attività di ricerca, sono disposto ad aspettare 16 mesi, 20 mesi, 24 mesi, purché abbia la garanzia che lì potrò costruire una struttura idonea, ad esempio a fare una ricerca di avanguardia. Dalla grande fabbrica del sapere dell'Appennino, l'Università di Camerino, ai territori quelli più danneggiati, dove si è cercato di ripartire con le delocalizzazioni delle piccole attività produttive, come accaduto ad Arquata del Tronto con la cittadella delle attività lungo la Salaria Pescara del Tronto, in una progettualità tra pubblico e privato creata dalla CNA Picena. Dalle 160 partite IVA che si registravano ad Arquata del Tronto, nel comune di Arquata del Tronto, nel vasto comune di Arquata del Tronto, dopo il sisma ad oggi abbiamo 31 partite IVA registrate. Il discorso è: non sono le sole partite IVA delle attività che erano presenti ad Arquata, perché alcune partite IVA fortunatamente hanno riaperto, seppur in altro comune, ma hanno riaperto. Il discorso probabilmente va ampliato ad una successiva valutazione di quella che sarà l'Arquata di domani e come Arquata tutte le piccole comunità che sono similari ad Arquata, per far sì che ci tornino le imprese, per far sì che ci tornino anche le scuole, per far sì prevalentemente però che ci tornino, che ci devono tornare i cittadini, i paesani d'origine. C'è stato uno studio che ha riguardato i 13 sentieri dello sviluppo, le 4 università regionali hanno individuato anche le nuove opportunità per
ripartire non da dove si è lasciato, ma addirittura cogliendo l'occasione per spostare in avanti le opportunità di lavoro e di occupazione. A questo è seguita una raccolta, diciamo, coordinata di circa 135 progetti per un ammontare di quasi 1 miliardo e 700 milioni di investimenti, di cui con grande franchezza una metà cantierabile, l'altra metà non cantierabile, ma questo è oro per cercare di ridare una prospettiva su basi tecnologiche, organizzative, di sostenibilità ambientale che guardi al futuro, che non guardi melanconicamente al passato.